Bentrovati, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, queste nuove puntate tutte riminesi, romagnole. Va bene, dai, tra poco vediamo, intanto ci concediamo 4 passi alla panchina gigante di Breno. Il percorso per raggiungere la panchina gigante di Breno parte dal parcheggio di via San Maione sotto la scuola media e segue per un tratto il sentiero CAI numero 121. Appena usciti dal parcheggio si svolta a sinistra e si attraversa il fiume Olio sulla passerella pedonale. Superato il fiume ci si trova di fronte all'attacco del ripido sentiero che porta alla panchina gigante. La salita è breve, poco più di 15 minuti per una gamba allenata, ma è oltremodo ripida e nella stagione invernale a tratti fangosa. Il suggerimento è quello di indossare scarpe adeguate. Anche la panchina gigante di Breno, come tutte le sue sorelle, collocate in un'area panoramica. In questo caso la vista spettacolare è sulla Valle Camonica. Chissà se anche a Rimini ci sono i Liu e i Liu Mort. Perché? Perché si può dire che a Liu Mort a pole lego le che spido addosso. Vediamo un po' come sono andate le cose. Riconoscete certamente il Tempio Malatestiano, uno dei punti di interesse di Rimini. Confermi? Confermo. Ma sei anche tu un punto di interesse a Rimini, dai, diciamoci la verità. Ti chiami? Elisabetta. Elisabetta, tu sei della città nativa di questa zona? Origini bresciane, ma sì. Non so assolutamente parlare dialetto. Insomma, è normale così, davvero. Origini bresciane, della città? E Malegno, in Val Camoni. Liu Mort, Apole, Legor, Leghe, Spudados. Hai capito qualcosa, Eli? Liu è una bestia. Il re della foresta, il re della foresta. Lupo? No, il leone. Scusa, il re della savana, scusa, hai ragione. Ti ho depistato, perdonami, il re della savana. Al leone morto anche lepri. Lepri gli sputano addosso? Sì, come dire, hai capito un po' il senso, il significato? È facile, insomma. Il coraggio dei vigliacchi, insomma. Questo simpatico ragazzo si chiama? Luca. Ragazzo. Sì. Vabbè, dai, diciamo, sì. Dai, quasi 30 anni, ragazzo, lo ringrazio. Bambino, ancora col pannolino mi va in giro. Sa mamma che va in giro da solo? Ma senti, tu non è che sei uno di quei vitelloni di felliniana memoria, vero? No, assolutamente, io sono tutt'altro, anzi, sotto certi aspetti non sono neanche troppo romagnolo doc. Allora, vediamo come te la cavi, visto che sei una persona così loquace di cultura, con la nostra cultura lessicale, insomma, il nostro dialetto. Al Liu Mort, a Po, le Legor, le Legor, Legor. Legor, Leghe, Spuda, Ados. Questo è una U, Spudo. Ah, sì, la umlaut quasi tedesca. Hai capito qualcosa? Allora. Liu. Dovrebbe essere a quelli? No, Liu in realtà è la bestia feroce, il leone. Ah, il leone. Al leone morto? Sì, esatto. Anche le lepri. Ah, anche le lepri, leghe suppongo che possono sputare addosso. Ecco, sì, al leone morto anche le lepri sputano addosso. Come a dire che prima, se fosse stato vivo, il leone, le lepri non avrebbero avuto il coraggio di farlo, sicuro. No, da morto. Invece possono farlo, ecco, insomma. Quindi un po', come dire, coraggio di chi, insomma. Sì, diciamo che è un po' un modo di dire che si potrebbe riassumere come... Il coraggio ce l'hanno tutti quando non hanno niente da rischiare. Esatto, quando non c'è più ormai nessun pericolo, uno stenta anche il proprio coraggio. Grazie Luca, in bocca al lupo per tutto. Alla prossima, ciao da Rimini.